si può usare presente. Ok, ciao a tutti, siamo ancora a Brindisi, ma oggi siamo qui al cattedrale, ok? Quindi questo cattedrale è molto importante. Sono con Laura, un'altra volta. Laura, ciao. Puoi spiegare un po' questa cattedrale, perché è così importante? Beh, questa è la cattedrale di Brindisi, quindi è uno dei monumenti più importanti, insomma, quando un turista viene a Brindisi, la prima cosa che va a visitare, oltre alle colonne romane che sono da quella parte, e ai castelli, le chiese, e la cattedrale, anche perché è molto importante in quanto qui si sposò Federico II di Svevia con Isabella de Brienne. Okay. E poi è anche molto bella la piazza, sì. E ci sono sì, sulla cima ci sono anche le statue dei santi patroni, che qui sono due, e anche di altri, dei papi, insomma, di vescovi, insomma. E poi lì c'è un museo molto importante con resti archeologici della città. Sì, dobbiamo vedere anche questo museo. Sì, sì, no, vale la pena. Dentro ci sono anche a volte delle mostre importanti, tipo adesso c'è una mostra, c'è sempre qualcosa da vedere, insomma, è importante. Okay. Grazie mille. Grazie mille. Allora, visto che sei professoressa, voglio chiederti una cosa, perché ci sono ancora delle espressioni che sono veramente difficili per me e anche per altre persone che imparano italiano. Quindi ho scritto una lista di espressioni qui e voglio chiederti, sì, no? Con gli esempi, no? Se puoi spiegare un po'. Sì, con piacere, mi piace. Ok, è bello poter aiutare anche a capire bene la nostra bellissima lingua. Ok, allora iniziamo. La prima parola è la parola magari, che si dice così, sì. Ok? Quindi, per esempio, ti piacerebbe fare un bel viaggio? Magari. Che vuol dire questa? Magari significa avere desiderio di fare una cosa, quindi magari in quel momento non, ecco, si tende a dirlo anche in altre frasi, in quel momento non è possibile fare, quindi c'è il desiderio, vorrebbe farlo, ma in quel momento è difficile, ci spera. Solo questa parola, perché non c'è bisogno di usare il congiuntivo, no, ci per sono dire... anche gli esempi col congiuntivo, però già basta dire magari con una certa enfasi e movimento anche delle mani, in quanto noi, come ben sai, noi italiani gesticoliamo sempre, però diamo il senso alle cose anche con questo. E basta fare magari, così, a volte anche guardando un po' al cielo, perché magari si capisce. Qualcuno mi deve aiutare a fare questo viaggio, chissà, eccetera, e si capisce. Si capisce. Poi è logico che ci sono anche altri usi, però il più comune è quello che fa da solo. Perché vuol dire anche forse, no? Sì, esprime anche questa possibilità. Anche, però, ripeto, il da solo è sempre l'espressione più usata, col punto esclamativo, perché comunque è enfatico. Ok, allora, la seconda è una espressione molto importante, che è un po' difficile capire questo. Ci mancherebbe altro, ok? Ti faccio un esempio. Sì. Oggi ho preso un caffè con un amico mio, ok? E volevo pagare io, invece ha pagato lui, ok? E ho detto grazie mille, ok? E questo amico mio ha detto ci mancherebbe altro. Ok? Sì. Puoi spiegare un po' il significato di questa espressione? Ci mancherebbe altro, praticamente, come dire prego. Cioè, quando una persona dice grazie, so, dici prego, oppure di niente, di nulla, lascia stare. Si può anche dire ci mancherebbe altro, per dire neanche dovevi pensarci che io ti dovevo ringraziare, in quanto siamo amici e mi è venuto proprio spontaneo dal cuore offrirti, perché non mi costa nulla, per me è solo un piacere. E quindi comunque ci mancherebbe altro. È un modo per dire lascia stare, l'ho fatto col cuore, lascia stare. Quindi sarebbe una specie di figurati. Ok, che, se vuoi, sì, dopo... diciamo che, perché questa è un'altra espressione che ho scritto qui. Figurati, ok? Diciamo che è molto simile. Sì, è simile. No? Forse figurati, anche questa da usare da sola, figurati, con un bel punto esclamativo, perché figurati dà ancora più enfasi alla frase, perché magari ti dice grazie, figurati, anche qui con una specie di, ma per favore, ma neanche lo dovevi pensare, però bisogna stare attenti perché figurati, se sei in confidenza, perché magari parliamo fra già me, conosci... amici, eccetera, no? Magari in un rapporto di amici, se invece sei una persona più grande, quindi per una questione di rispetto, si deve usare la forma sì, figuri, due parole, perché vuol dire a lei, oppure una persona magari anche se non la conosci, anche, di solito che è più grande di te, noi usiamo questo rispetto, anche se bisogna rispettare tutti,
però non la conosci nel dubbio del lei. Poi se l'altra persona dice dammi del tu, Sì, puoi dire anche hai ragione, questo è importante, sapere questa differenza. Beh sì, perché per l'educazione, diciamo, no? Che ci danno, Ok, allora, mi raccomando, ok? Un'altra espressione molto voglio. interessante, Ah, voglio. ok? L'esempio che ho fatto qui, i genitori quando parlano con i loro figli Sì. spesso, no? Usano questa espressione, Sì, sicuramente, soprattutto qua in Italia che c'è ancora questa, siamo molto, di solito, no, c'è molto attaccamento alla famiglia, anche delle persone Certo, grandi, ancora con la sì, è mamma, cioè, vero. quindi c'è la solita scena, diciamo, io potrei fare questo esempio, se tu mi chiedi un esempio, della mamma con un figlio che sta uscendo, di solito piccolo, minorenne magari, oppure la mamma è molto apprensiva, dice, molto ansiosa, allora dice, ehi, mi raccomando, non fare tardi. Mi raccomando, non fare tardi, copriti, mettiti la sciarpa che fa freddo, eccetera. Quindi diciamo è una raccomandazione per Sì, dire qualcosa fallo. consigliabile. In generale è consiglio, ma a volte può essere anche una minaccia, Sì, vero? minaccia però detto in modo molto soft, perché minaccia è una parola un po' grossa, no? Minaccia a volte è una cosa un po' cruenta, tipo di morte, di uccisione. In questo caso vuol dire mi raccomando, vuol dire se non lo fai, problema tuo che poi non esci più, che poi non ti do la paghetta, che poi non ti compro il cellulare, non lo so, tutte le solite ricatti tra genitori e figli quando sono piccoli che vogliono tante cose. Però diciamo che nasce come raccomandazione. Potrebbe diventare minaccia se tu non fai quella, cioè tu non esegui quella raccomandazione. E allora una, due, alla terza dice non fare più niente, non si può uscire neanche. Allora, la prossima espressione. Allora, se io dicessi, per esempio, in Italia c'è molta corruzione, sono sicuro che tu diresti Una voglia. a voglia, Anche qui, anche questa è un'enfasi di qualcosa, cioè, vuol dire che c'è molta corruzione, disoccupazione, c'è cioè, molta di Abbondanza di tutto. qualcosa. Sì, quando uno sta dicendo all'altra persona hai ragione, in modo ancora più amplificato, perché è un'espressione non vera, ma verissima. Ecco, quindi a Capito. voglia, che poi a voglia lo dicono anche in altri modi, c'è cioè, a voglia, scritto a voglia. Poi Sì. hai voglia, a volte puoi sentire, oppure a voglia, un Ah, po' sì, è alla vero, romanesco. sì. Però diciamo, di solito dice a voglia, poi ho attaccato, ho staccato, a voglia, Sì. unica parola, Unica parola, alla sì. fine il significato è lo stesso. Ripeto, anche qui bisogna dare quell'enfasi, proprio con la facendo a voglia, come dire, è una situazione veramente giusta, cioè, reale, ecco. Allora, l'ultima espressione che abbiamo scritto qui è casomai. Casomai, per esempio, prendi un ombrello, casomai Piove. piove. Quindi diciamo anche qui è una specie di ipotesi, cioè metti in conto, si dice che può succedere una cosa, allora nel caso portati l'ombrello, ti porti avanti. Se piove, invece di Sì. bagnarti e prenderti una polmonite, ti porti un ombrello. Quindi è una specie di, non dico raccomandazione, di ipotesi. Si può usare nell'ipotesi oppure si può usare anche in altre situazioni, tipo magari un amico sta parlando con un altro. E dice, gli sta raccontando un segreto su un'altra persona, quindi uno, due, una terza persona. Allora, la seconda persona, siccome è una cosa importante che gli ha raccontato, che potrebbe aiutarlo nella sua vita, magari anche una situazione, un segreto, che lui dice, che facciamo? Glielo dobbiamo raccontare? E il primo dice, lascia stare, casomai te lo chiedesse, Casomai. allora sì, racconti, se no, non lo diciamo a nessuno, perché magari è una situazione delicata e quindi è meglio lasciare anche si dice a fin di bene è meglio non dirlo proprio, anche se in realtà potrebbe aiutarlo. Sai, le famose bugie buone. In quel caso mai può essere usato anche così. Ci sono tanti modi. Allora, grazie mille Laura. Sono sicuro che Grazie questo è stato molto utile, non solo per me, ma per molte a te. Sì, persone che sicuramente, hanno difficoltà. Quindi grazie per le spiegazioni perché. Grazie a te. e ci vediamo la prossima volta. Ciao!